sono qui nel bagnetto per fare. Allora, ho una parvenza di colore che non si definisce bene, nel senso che è chiaro, è un biondo molto chiaro, quasi platino, e ha qualche riflesso grigio, ha qualche riflesso grigio soprattutto in determinati punti di luce, insomma, però non è quello che io voglio, anche perché adesso voi lo vedete molto scolorito, all'inizio aveva più punti di luce. Allora, questo qui che io ho utilizzato, allora innanzitutto facendo la tinta riepilogo. Allora, il mio colore Trump che avevo in precedenza non era un risultato, diciamo, di una tinta sbagliata, ma solamente l'effetto della decolorazione. E sapevo benissimo che non era il risultato che io volevo, cioè, nel senso, non era quel colore lì che io volevo tenermi in testa, ma non era neanche uno sbaglio, nel senso, solamente l'effetto della decolorazione. Perché ne ho fatto due leggere, dopodiché io ho lasciato, non mi dispiaceva, sapete che a me piacciono i colori, era un po' aranciato, un paperotto un po' aranciato, insomma me lo sono tenuto anche per lasciare un po' quietare i capelli. Dopodiché, però, io non ho mai fatto tinta su, e invece dopo la decolorazione non è una tinta, è solo una decolorazione, quindi andrebbe fatta la tinta. Poi dopo io ho fatto finalmente la tinta, insomma sono risultata molto più chiara, ho fatto un biondo nordico, un biondo platino e sono riuscita a ottenere il colore che io voglio, ma io vorrei avere un grigio. Da questo biondo nordico sono spuntati dei riflessi già naturali, quasi grigi, che io ho voluto accentuare con la tinta Crazy Color, ma la Crazy Color io l'ho riprovata, è una tinta economica molto buona, ma sui colori. Sul grigio io l'avevo già provata all'epoca, quando avevo di nuovo i capelli corti, la prima, insomma, una delle prime volte, ma non aveva preso. Io me lo sono dimenticato, in realtà io ho preso il silver, pensavo di aver preso il platino che non avesse preso, insomma, non lo so, ho riacquistato probabilmente il silver oppure il platino, io non lo so, non mi ricordo, comunque non prende sui capelli, dà delle parvenze appunto silver in determinati punti, ma non è quello che io vorrei. Vorrei proprio i capelli grigi. Quindi adesso ho preso questa nuova tinta, Blush Satin, però dal vivo, nel senso, ho trovato questa e poi da internet la ricomperò ad essere esaurita. Comunque, insomma, le sto provando tutte. Non è una tinta, è sempre quelle cose coloranti che poi si lavano e vanno via dopo i lavaggi. Ora qua c'è scritto di farlo da bagnata, quindi io e da tamponare i capelli e poi farla. Quindi io vado sotto la doccia e poi arrivo, insomma, con i capelli tamponati. E proviamo. Ok, adesso mi sono lavata la testa e l'ho tamponata. La tinta, insomma, questa maschera qua, per 15-20 minuti. E vediamo cosa ne esce. No, l'ho buttata per terra. Allora, il colore è acciaio grigio, acciaio chiaro.
La situazione è questa qua, fatemi vedere un secondo. Adesso io farò agire, ma boh, non lo so. Non lo so. Anche perché volevo dirvi, quando io ho fatto la tinta, no? Quindi la tinta, la prima tinta nordica bionda, ve la faccio anche vedere perché ne ho un'altra confezione, perché io le cambio sempre. Vi ho detto che ne ho un'altra confezione? Sì, eccola qua. Perché io le cambio sempre, quindi non rimango fedele a una, dipende se ne ho preso due confezioni in questo caso, però in genere io le cambio a seconda di quello che mi ispira al supermercato. E quella in questione è questa qua, della L'Oreal numero 03 biondo ultra chiaro, questa qua, insomma, l'Excellence. Biondo ultra chiaro, questa qua. Va bene, ma in genere mi trovo bene con tutte, però mi piace cambiare, no? Per scoprire sempre cose migliori, no? Lo sapete che mi piace cambiare. Va bene, insomma. E cosa vi volevo dire? Ecco, dopo appunto l'effetto della tinta, avevo ottenuto un biondo quasi platino, quindi molto chiaro, tendente al bianco, e alcuni riflessi tendevano già addirittura al grigio. Sapete quando tende proprio dal bianco bianco al grigio? Il cappello invece che avevo adesso, poco fa, prima di fare questo, era un po' più rovinato, tendeva quasi al giallo, e questo qua, questo giallo, me l'ha sputato il Crazy Color Silver, nel senso, appena l'ho fatta, aveva alla luce, eccetera, vedevi una sembianza di silver, poi pian piano ti rendevi conto che quella poca sembianza, che poi alla fine te la sognavi, andava via scemando proprio via, e faceva sputare fuori un giallo addirittura verdognolo, cioè un giallo lime. Io insomma, e allora ho deciso di andarla a comprare. Prima ho guardato su internet, ma non sapevo, perché ormai compra di qua, compra di là, non sapevo bene cosa comprare. Quella che volevo io era esaurita o doveva ancora essere arrivata, e una da Londra ci metteva un sacco di tempo. Allora ho detto, vabbè, vado a farmi un giro per Spezia e guardo cosa trovo, e alla fine ho trovato questa. Ora vediamo un attimino che cosa fa, e al limite me li tengo come me li tengo e ciao, nel senso, perché la situazione è quella, ma voi cosa dite? Io non lo so. Voglio arrivare al grigio da sola, però voglio arrivare a un grigio grigio, come dico io, e se non ci riuscirò, vabbè, poi alla fine mi arrenderò, cosa volete che vi dica. Adesso però ci provo ancora un po', e adesso starò 20 minuti, dai, starò 20 minuti e via. Sì, starò 20 minuti e via. Tra l'altro, quando ho fatto la Crazy Color che dava quei sembianzi di grigio, effettivamente ho postato ancora foto su Instagram e dava quell'effetto grigiastro, però poi pian piano se ne andava e non... Ora ne ho ancora tre boccette, le voglio usare, però un conto è se hai già un grigio abbastanza persistente, probabilmente un grigio un po' più acciaio, invece quello era proprio... Ma non lo so... Comunque, siccome è la prima volta che uso questa, non voglio tenerla tanto, la voglio tenere un po' di meno, perché non so, non vorrei neanche venire troppo scura, penso di no, poi con i lavaggi si scarica. Poi sapete che io ho il brutto vizio, almeno non sempre con lo shampoo, però la doccia, compresi i capelli, la faccio tutte le sere, e ripeto, cerco di alternare lo shampoo un giorno sì, un giorno no, però insomma, comunque va via subito. Però se ottenessi un bel risultato, tra l'altro questa qua l'ho pagata 14,90 euro, quindi insomma va bene come cifra. Non lo so, vediamo, ora la tengo un po' e vediamo un po' cosa succede. C'è una papera lì che mi guarda. C'è una paperotta che mi guarda.
Mi si attorcigliano collane. Non vi so dire perché, non vi so dire perché sembra tutto che, cioè, siccome queste tinte qua sul grigio sono tutte blu-violacee, nel senso che alla fine sembra sempre che stia diventando qualcosa, stia uscendo la cosa che noi vogliamo, poi invece poi dopo danno un leggero silver e poi se ne va. E poi svampa il silver, svampa, svampa, svampa. Ok. Ora io mi sto domandando e sto pensando. Che cosa ve ne fregherà voi nell'eventualità di vedere un video così ridicolo, senza senso? Che cosa ve ne potrà mai fregare? Però io lo sto registrando perché se veramente ottengo il colore che quasi quasi volevo, io sono molto happy, sarò molto happy e quindi voglio manifestarlo e gioire insieme a voi. Ecco il fulcro di questo video nullo. Cioè, per me ha sempre un senso. Cioè, io quello che vi faccio vedere, anche se voi non ci credete, eh. Sì, ok, siete liberi di non crederci. Comunque, per me ha sempre un senso. Ovvio. Cioè, ah, io non so che colore sto diventando. Aiuto. In tutto questo, io sono ovviamente in casa con la Leo. Sono ovviamente in casa con la Leo e sì, sono ovviamente in casa con la Leo e Marco e Rocco sono fuori. Perché diciamo sono cose da femminucce? L'ho messa di là, sì, l'ho messa di là, era qua con me prima, ma l'ho messa di là perché non sapevo se puzzava sta cosa, no, in genere non puzzano effettivamente. Come le tinte, ecco, però preferisco sempre metterla di là che non inali cose che non, insomma, già le inalo io. E poi vedete il risultato. Che colore sarò? Non lo so. Tra l'altro, se veramente funzionasse, siccome non ho utilizzato ovviamente tutto il tubo, con l'andare via del colore, che sperando ottengo, con l'andare via del colore durante i lavaggi, io poi, tipo, non so, una volta alla settimana, eccetera, insomma, posso ravvivare la chioma, 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 stop, fine. Io non so che colore in testa ho. Che colore in testa ho? Che colore in testa ho? Adesso guardo il tutto e vediamo il risultato.
non so che cosa aspettarmi. Uso sempre un asciugamano blu per evitare che eventualmente perdino del colore. Sembra però meglio effettivamente della Crazy Color. Adesso però asciughiamo e vediamo il risultato. Sono tendente un po' al lilla, però vabbè, prima ero tendente al giallo, arancione, verde, ognolo lime, adesso al lilla cambiamo un po'. Allora, il risultato mi sembra che sia venuto molto più, insomma, il risultato è molto più bello di ora, ripeto, è sera, sono le 7, sono sotto la luce artificiale, però per me che ho visto già l'altro, che avevo registrato anche quel video, ma poi ho deciso di non metterlo perché si era scolorito subito, era solo una parvenza di silver che poi è andato via, quindi ho deciso di non farlo il video finché non trovavo qualcosa di un po' più evidente. Effettivamente questo è evidente. Il risultato, io non so cosa si può vedere, però è grigio. Cioè, il risultato è grigio. Yes! Ciao, i capelli grigi! Ciao, i capelli grigi! Ah! Ok, sono grigia. Ok, sono grigia. Oh. Grigio, grigio. Ok, sono grigia. Quindi io sono contentissima, sono troppo contenta, sono happy, sono molto happy, sono molto happy. Sono molto happy e sì, vi assicuro, è stato meglio che ho aspettato a non pubblicarvi il video del Crazy Color perché non era assolutamente così. Io vedete, vi faccio vedere Crazy Color e ne ho ancora 3 boccette. Questo qua silver userò per magari ravvivare un po' il colore, però questo è proprio un'altra cosa. Sono contentissima e non vedo l'ora anche di andare a ringraziare la signora che insomma mi ha consigliato bene, perché onestamente gli ho detto ne ho già provato altre e non mi prendono, insomma non danno l'effetto che volevo io sui capelli, e quindi magari insomma si è messa una mano sulla coscienza. No, per 14,90 sono contentissima e da sola finalmente ho ottenuto il grigio. Yeah! sono contenta anche di averlo riprovato insomma insieme a voi, di aver gioito insomma insieme a voi, e sono super contenta. Spero che vi piaccia, spero che non lo so, fatemi sapere se vi piace o se insomma, o se non sono matta e lo vedo solo io il grigio. Fatemi sapere soprattutto se lo vedete anche voi. Sì, vi prego, fatemi sapere che lo vedete anche voi, che non sono matta, che è grigio. Fatemi sapere se è grigio, vi prego. Perché ormai ho paura di essere diventata daltonica e di vedere grigio da tutte le parti anche quando non c'è. Vi prego!
perché poi voglio tenerlo per un po' e poi cambiare colore. Quindi io vi auguro una buona serata a tutti e mi raccomando, fatemi sapere se è grigio. E io vi mando un bacio grande e grazie di essere stati con me a sopportarmi anche in questo video.